Di Rugby House, buonasera e Ben ritornati insieme. Avevamo detto l'ultima puntata dell'anno scorso. Ci saremo ritrovate. e così, una 13 2013-2014. Come sempre, come è la tradizione, noi partiamo ovviamente open. Sfruttiamo il sole, il caldo, gli ultimi bagliori di questa stagione estiva che poi è dato il là a questa nuova stagione. Una stagione che è partita con la vittoria della Vea, FMC Z Rugby, Rovigo Delta in casa contro le Fiamme Oro. E qui vicino a me. Lo state vedendo, sono un personaggio conosciuto anche a livello televisivo, insomma, lui, grandi esperienze in tv e si abbassa anche ai nostri livelli. Ciao Andrea, benvenuto. Andrea De Rossi con noi. Ciao 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 a tutti. Gra Ora, scusami, grazie della presentazione, ma insomma, un po' esagerato, dai come sempre modesto, lui sa come mettere le parole al posto giusto, ma insomma qui abbiamo una lunga stagione davanti per cui ci divertiremo parecchio. Allora, People l'abbiamo sentito, meglio lo sentiremo poi nel corso della trasmissione perché abbiamo intervistato subito dopo il match contro le Fiamme Oro. Siamo partiti bene, no Andrea? Sì, si, siamo partiti direi molto bene, al di là credo delle, delle aspettative generali. Sapevamo che insomma la prima partita in casa è una partita importante, veniamo da da, insomma, da tanti cambiamenti, da, da una, diciamo dall'anno zero, un po' del Rovigo, eh, tanti cambiamenti a livello societario, a livello ovviamente tecnico, eh, di giocatori, un terzo dei giocatori è, è nuovo e soprattutto affrontavamo una squadra che, comunque, rimane per me, per Filippo, insomma, per detti ai lavori: una squadra che eh, lotterà sicuramente per, per i primi quattro posti. Eh, il vantaggio ovviamente di giocare in casa la prima è un vantaggio soprattutto per quello splendido pubblico che abbiamo ammirato, ci siamo anche così illusionati un po', eh. è veramente un pregio avere uno, eh, giocare in uno stadio dove, dove il pubblico insomma, è così particolarmente oltre alla competenza ma numeroso. Che in Italia l'eccellenza è raro, è raro vedere, quindi eh, abbiamo affrontato le Fiamme Oro. Insomma, una squadra che ripeto eh, al di là dei 47-49 punti presi, è una squadra molto fisica, non ha regalato niente e, e ci ha messo anche insomma, in, in difficoltà, seppur eh, insomma, magari nella prima fase, poi dopo hanno, hanno un po' mollato. Ma insomma, una squadra di tutto rispetto. Allora, eh, alla luce dei vostri piani per questa stagione, eh, la squadra è riuscita ad applicare quelle che erano le vostre strategie? Sì, eh, in pieno ovviamente ci sono stati degli errori e, e come diciamo da, da, da qualche tempo, e anche guarda, proprio questa mattina nella riunione con, con gli avanti, ho detto, ma abbiamo detto anche insomma, in generale, siamo molto più avanti rispetto alle nostre aspettative a livello tecnico, a livello di comprensione, a livello proprio di preparazione, ma non soltanto fisica, ma, ma proprio mentale, di quello che è, come dici te, la nostra idea, il nostro indirizzo, dove vogliamo arrivare. Eh, in due mesi e mezzo abbiamo fatto boh, un lavoro pensando a un certo risultato, in realtà siamo molto più avanti e ovviamente il merito è dei ragazzi, cioè dei giocatori, sono, sono veramente pronti e hanno voglia di, di riscatto e questo poi lo, lo manifestano durante la settimana e poi insomma, in, queste prime, in queste prime amichevoli pre-campionato e in questa di, di sabato. Quindi lavare le macchine e pulire lo stadio serve? <ride> serve, serve, eh, ora <ride> è servito, è servito, è un, è anche quello guarda, anche quello fa parte a parte di quello che è un costruire un qualcosa, un obiettivo. Non è soltanto l'allenamento settimanale o la partita, ma il nostro sport serve molto di più, e questo è quel di più. Eh, che a volte non è detto che, che serva o aiuti, però a volte fa. Allora facciamo una cosa: andiamo subito a vedere gli highlights della vittoria della Vea rugby Rovigo Delta in casa contro le fiamme oro. E questo è il giusto tributo a Andrea Bacchetti, Buongiorno. Golden Boy. Buongiorno della Rugby Rovigo Delta una scelta di vita la sua lui classe 88 ha fatto una scelta importante a livello personale più che professionale e Francesco Danbelli lo abbraccia questa penetrazione abbastanza stretta la difesa delle Fiamme Oro noi comunque stiamo giocando in maniera sicura perché abbiamo mosso palla subito la eh, difesa alla non abbiamo mai per pensato per di andare al piede ottimo bene. Bravo Billy, buon possesso, ottimi sostegni fino adesso, e Ron completa la prima linea. Parte Mirko Bergamasco al piede, eccoli qua. E il boato del Battaglini. I primi Basta tre punti del campionato. Parte Carlo Canna per il pareggio. Eh, Sembra è partito buono. bene, eh? Sembra buono! E finisce bene. 3 a 3, non azione. si sono capiti. Jeff ha cercato l'incrocio con Gawini che invece è rimasto ancora sul corridoio dei 5 per andare in bandierina. Uh. Non è un problema, ci riproviamo. C'era un vantaggio per noi. A disposizione di Mirko Bergamasco. E centri pali Mirko Bergamasco 6 a 3 al tredicesimo. Una grande lettura da parte del, dell'apertura delle fiamme oro, Canna, che se gli rimaneva un, atto, per un attimo in mano quel pallone non so dove lo andavamo a prendere. Ancora Vigo chip di Rodriguez per Mirko Bergamasco al piede. Mirko Bergamasco, c'è la e meta Mascherini. di Mirko Bergamasco che segna con il rimbalzo che tradisce è diventato 49 la 49 esima meta di Mirko Bergamasco giocolieri esatto <ride> Dato lo stesso Bortolussi prima di venire in Italia via Dana era in procinto di andare nel 7 si prospettava una sua carriera nel 7 poi decide di venire qua Dato Mirko non va a terra e se ci va si rialza immediatamente Marco Frati, Lucio Rodriguez. Apre ecco, Sava, si inserisce. Attenzione! Punta! Gioca all'esterno Matteo. Matteo Ferro! Non riesce a scaricare, però va da solo, va da solo Matteo Ferro! E ce allora, la mette Matteo bravo, Ferro! Va bene, Di forza, va bene bravo! Ferro. Tanto parte Mirko Bergamasco, In, in, in continua crescita anche fisicamente e atleticamente. Esce anche questo tentativo. A parte l'apertura romana. E infila i pali Vediamo lo schema Jeff Montariol Riproviamo con il drive Prima era andato abbastanza bene E' buono l'abrivio Palla dietro C'è già, già il braccio fuori Troviamo un buon sì, angolo di spinta sì, questo... Stiamo andando dentro Eccola E qua. siamo andati bravi, dentro Bravi, bravi Parte Mirko per la Problemi che potevamo avere l'anno scorso E a tribuna entra. Urla ma ci sono grosse possibilità che l'apertura romana riesca a concretizzare questa possibilità così è 25 9 cioè di Stefano ovviamente in una posizione non regolare Frattini, Frattini prova da solo, prova da solo Niccolò Frattini prova da solo Niccolò Frattini e c'è la meta di Niccolò Frattini qui allo stadio Mario Battaglini non ci poteva essere esordio migliore per l'apertura ferrarese non può giocare da terra, così è, attenzione. Stefan Basson, il drop, per lui è una bazzecola a metterlo dentro. Nicola Gatto al lancio, lunga per Sebastiano Folla. Dentro per Giovanni che trova un bel buco. Prova Andrea Bacchetti a rincorlo però nulla da fare. e Giovanni che, che mette a segno la propria meta personale. Schema preparato, oltre le due linee, Folla. Poi stretto per il taglio, l'ottima linea di corsa di Giovanni che con la sua potenza due anni fa. Qui essendo la prima giornata di campionato è normale, Bilinguini chiama Chiama il pallone a largo, però noi avanziamo col pack, belli serrati, belli chiusi, belli, belli compatti. Nicola Gatto ha l'ovale in mano. Andiamo ancora. Proviamo il giusto angolo per andare ancora più in là. Siamo vicini ai 5 metri, è certo che ci andiamo più in là, è certo che ci andiamo più in là, e ci andiamo più in là con la prima meta del pesarese Andrea Pozzi, se porta a 49 lo score rossoblu. blu Non ci riesce, ma non è un problema. L'arbitro pone fine a questo match. Vittoria della Vea FMCZ Rugby Rovigo Delta, 47-9 sulle Fiamme Oro Roma. Il campionato comincia bene. Ma se sia stata qualche sorpresa, direi solo positiva. Come... Probabilmente le fasi statiche pensavamo di essere a buon punto, ma forse non così avanti. Siamo stati veramente dominanti. Segnali positivi c'erano state nelle, nelle prime uscite stagionali amichevoli, ma sappiamo insomma che le amichevoli quello che hai conta fino a lì. Oggi c'erano in palio punti importanti e è stato un bel segnale direi. Anche se posso fare uno, spendere un nome dico da Nicola Fratini che è entrato. A 20 minuti dalla fine e si è imposto proprio con, con personalità, ha segnato la meta del bonus, ha fatto giocare la squadra, la squadra nella metà campo avversaria e quindi davvero bravo, siamo contenti perché comunque abbiamo segnato quasi 50 punti a una di quelle che si è rinforzata di più in questa campagna acquisti, una delle squadre che si è rinforzata di più e che a mio parere è tra le pretendenti a uno dei primi quattro posti. Per cui bene, bene, anche perché se vediamo la partita, siamo stati molto, molto efficaci e bravi in difesa. Perché comunque, anche le Fiamme Oro hanno avuto i loro palloni in attacco. Ma siamo stati disciplinati, siamo stati bravi, abbiamo portato avanti un, eh, il nostro sistema difensivo. E alla fine abbiamo chiuso la partita senza subire neanche una meta. In attacco, bravi, forse anche troppo nel creare di occasioni. Perché abbiamo avuto. Tante occasioni da meta, non le, potute, non le abbiamo sfruttate tutte, forse per un po', non voglio dire egoismo, però forse un po' troppo fretta, ecco. Fretta forse è la parola giusta. Se dobbiamo imparare ad essere un po' più pazienti, quando arriviamo in zona punti. Alla fine, insomma, bella giornata, bel pubblico, sono, sono contento. Eh, diciamo che avevamo preparato la partita, però si sa, la prima di campionato è sempre un po' un'incognita perché si devono oliare un po' i meccanismi provati durante la preparazione le amichevoli pre-campionato e appunto non si conosce bene l'avversario perché si rivoluziona anche lui logicamente durante la prestagione il mercato e quindi è sempre un po' un punto di domanda però ecco la squadra e i meccanismi hanno risposto bene, il gioco si è visto. Eh, il pubblico si è divertito, insomma, un, una bella vittoria per noi e divertimento per tutti. Ci ecco. era stato detto di fare ritmo e possesso e all'inizio è stato un po' difficile, sarà un po' per il caldo, un po' per i primi 40 minuti tirati che abbiamo fatto durante cioè, dalla preparazione agli amichevoli, quindi c'è stato un po' diciamo, di, di titubanza, però un po' alla volta abbiamo preso il via, la palla è iniziata a girare e diciamo che il gioco è venuto fuori abbastanza naturalmente, sì, no? cioè, è stato bello anche giocarlo, ecco, divertente. Eh, anch'io ero preoccupato del fatto che non ci fosse Portolussi sinceramente. Sì, cioè, no, dai, sono stato contento anch'io. A un certo punto mi sono eclissato perché i crampi mi hanno fulminato, però dai, sì, sono contento de della prestazione, tutto sommato posso dirmi soddisfatto, dai. Qualcosina potevo fare di più, magari però. È la prima, dai. Ma no, diciamo che per noi era, io l'ho detto all'inizio, lo confermo, un ottimo banco di prova, contenti che la prima era a Rovigo, poi se potevamo subire qualche punto in più meno. Questo sì con un po' più di attenzione, però la differenza c'è tutta, per cui i nostri limiti diciamo, negli errori si sono visti, commettiamo molti errori, dobbiamo lavorare e questo è un banco di prova interessante per migliorare, per cui io mi va bene tutto. Sì, abbiamo tanti giovani e giocatori diciamo, anche a livello numerico è cambiato abbastanza. E dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare, abbiamo secondo me un'ottima mediana e però dobbiamo, dobbiamo crescere e avere pazienza. Intanto voglio fare un saluto a tutti, era un po' che non tornavo a casa, l'ultima volta che sono tornato era per vedere la partita rovigo Gadana, che già lì insomma, ero rimasto impressionato molto dal gioco che ha fatto Rovigo perché mi sono molto occupata e molto unita e soprattutto che seguivano un po' piano di gioco. Sinceramente non devo dare nessuna spiegazione ormai perché sono andato via, comunque ho fatto una scelta diciamo, per il mio futuro, più che sportiva, come sono tutti. Ho fatto una fatica enorme, quindi tornare qua per me è sempre un piacere, ma anche un dispiacere perché comunque mi fa venire un po' voglia di rimanere a casa. A parte questo, per quanto riguarda oggi della partita, sicuramente mi aspettavo un po' di più dalla mia squadra. Sinceramente, non mi aspettavo di vincere, ma che sicuramente potevo mettere un po' più eh, diciamo, di voglia e un po' più diciamo, anche di. Non so di quella cattiveria che magari certe situazioni meritano, che, che richiedono il nostro sport. Sicuramente non, non sono contento per la prestazione che ho fatto perché non sono riuscito a entrare bene nel gioco. Ma d'altronde ho potuto toccare solo una palla, in difesa praticamente nulla. E quindi, diciamo, sono quelle partite dove sono, vado a casa un po' con la mano in bocca, non tanto per la. Perché abbiamo perso, ma anche perché non ho potuto dare una mano alla mia squadra. Uh, per quanto riguarda l'entrata in campo, per me era una sorpresa perché me l'hanno detto solamente durante riscaldamento. Uh, è stata una grande emozione. Sicuramente non devo altro che far ringraziare ancora una volta il club, per eh, lo Presidente, a tutto lo staff, al Vicepresidente, a tutti i collaboratori, anche a sopra degli sponsor hanno uh, sempre molta stima di me e sicuramente anche il pubblico perché mi ha applaudito dall'inizio quando sono entrato in campo, sia cioè durante la partita che a fine partita. Di uh, mio faccio un po' fatica insomma, a trascorrere questi momenti perché comunque questo qua è sempre casa mia e quindi è un po' un momento particolare, però credo che insomma anche questo mi farà maturare il mio futuro. Quindi abbiamo visto anche quelle che sono state le considerazioni di Pippo Frati ed è inevitabile anche sentire un po' la voce rotta, emozionata, di Andrea Bacchetti, il grande ex di questa sfida. Però diciamo che il cammino è appena partito, già Viadana è alle porte. Come stiamo preparando questo match Andrea? Ma guarda bene, ov ovviamente sappiamo che, che Vedana sarà un'altra partita, prima giochiamo fuori casa e poi insomma un avversario di tutto rispetto, non che le fiamme non lo siano, ma... È inevitabile non parlare insomma, di quello che ha la costruzione di Viadana, una, una ex franchigia poi praticamente unita, insomma è una squadra molto fisica nel pacchetto, lo scorso anno ha messo in difficoltà tutta, tutta l'eccellenza proprio col pack, ha statistiche impressionanti, l'85% delle mete vengono dal, dal pacchetto degli avanti e poi ha giocatori di qualità anche sui tre quarti, insomma è Pizarro su tutti, ovviamente eh, lo conosciamo. E... E comunque hanno in realtà molto veloce. Che, che insomma, sarà sarà un'altra partita. E la primavera, diciamo, il primo vero confronto. Ecco sarà sarà sabato, ovviamente la stiamo preparando nel migliore dei modi, non ti dico come però assolutamente, non devi dirlo mai, l'importante è applicarlo lo zaffanella Tanto sappiamo che mancherà Riccardo Pavan perché è spulso nella prima giornata mancherà anche Gildin che è comunque una della, chiamiamola pietra angolare di questo pacchetto eh, via danese eh, di certo parlando di pacchetto è stata una grande sorpresa vedere questo pack rosso-blu avanzante sicuramente dominante su quello delle fiamme ore è stata una sorpresa anche per voi, ci avete lavorato molto, com'è stato? Sì, guarda, innanzitutto col cambiamento delle regole c'è stato un adattamento insomma, un po' generale. Ovviamente all'inizio abbiamo fatto un po' di fatica, come l'hanno fatto tutti, da dopo credo eh, l'amichevole contraviso abbiamo preso i primi, i primi spunti, i primi risultati, ci siamo un po' consultati, c'erano le strategie da, da attuare, tallonare o non tallonare, i tempi sulla spina, insomma, è eh, cambiato molto. Devo dire che anche lì eh, è un altro aspetto su cui... Siamo rimasti sorpresi un po' tutti dell'adattamento e la soluzione in tempi molto brevi. È un pacchetto dominante, lo è almeno fino ad oggi lo è stato con tutte le squadre che abbiamo giocato. Ma lo sono i due pacchetti, perché poi quando cambi, sai c'è sempre qualcuno: ma ah, adesso cambiano. In realtà qua abbiamo due pacchetti totalmente identici. O oh, se vogliamo proprio essere pignoli: insomma, cambia pochissimo. Ecco. Eh, però è raro trovare una, una squadra che ha insomma due pacchetti quasi. Insomma, quasi identici. E questo è merito anche qui, è merito di chi riesce ad adattarsi, capire, eh, negli allenamenti comunque c'è molta comunicazione, ad esempio tra Luke, eh, lo stesso gatto o anche Balboni, che alla fine uno può dire eh, non gioca mai. Però è importante prendere un po' da tutti eh, spunto, capire dove poter intervenire e intervenire ovviamente nei migliori modi. C'è poi una consapevolezza. quando te. Lavori, è in allenamento, fa le cose, le riproponi in campo, le cose vanno bene. Insomma, prendi, prendi coscienza di essere forte. E in questo sport, quando capisci di essere forte, per gli altri, poi è dura. È una bella marcia in più, sicuramente. Tra l'altro, ho ehm, fatto dei nomi, eh, noi abbiamo notato che seconda e terza linea sono abbastanza leggere nel senso a livello proprio di fisico rispetto ad altri reparti in eccellenza è stata una vostra scelta per il tipo di gioco che volete applicare o un qualcosa nato da un mercato e da quello che si poteva ottenere tutto guarda il relativo leggero dipende per te cosa vuol dire la montariol leggerissimo non è ferro leggerissimo non è boggiani manco maran forse un po' più leggero ma sai non è che sono i 5 kg di più o di meno che cambia una mischia. Certo, avere, non so, due secondi di, di 125 kg, forse qualcosa in più, ma chi ce l'ha? Nessuno, cioè Viadana, Via eh, Avan Jaswell, sì, che, che sicuramente il giocatore peso, ma equivale... E qui a Lomboggiani, cioè voglio dire, non è che c'è. No, io sto parlando di seconde e terze insieme. Ecco, ok. Terze e terze, forse sì. Siamo un po' più. a ragione, sì. Terze, um, sì, perdiamo qualcosa, ma anche lì abbiamo tante scelte. Quindi, eh, cioè, eh, abbiamo Zanini, ad esempio, che è un numero 8 di peso. Eh, Ferro può fare il numero 8. Certo. Eh, sono come dicevi te. Il gruppo diciamo, di Rovigo storico è rimasto in blocco, è stato il primo a essere confermato, perché insomma sono giocatori di qualità e lo stanno dimostrando. Abbiamo in realtà aggiunto Edoardo Ruffolo, che insomma, è un giocatore anche lui emergente di qualità su cui noi eh, puntiamo molto, e poi, e poi sai Zanini viene, viene, viene insomma, un giocatore nuovo che non conoscevamo, l'abbiamo preso perché insomma, qualche dato l'abbiamo avuto. e la conformazione proprio delle terze linee va a comporsi con due numero 8, uno un po' leggero, un po' più di peso, due, due flanker eh, folla, e poi c'è Ruffolo, poi c'è eh, lo stesso Cecchetti Edo, Lubian e lo stesso Cecchetti. Come dice, abbiamo cercato di creare un mix mantenendo la struttura di Rovigo eh, intatta, ma per qualità, non perché sono di Rovigo, perché se sono di Rovigo, ma a noi non andavano bene, come, qual come qualcuno è successo, non l'abbiamo confermati. Quindi. È un, di, è un gruppo di avanti molto omogeneo che a seconda delle partite potremmo utilizzare, come Adana magari un pacchetto più pesante, ad esempio con le Fiamme Oro possiamo perdere qualche chilo come dici te, se può essere utile, ma, ma c'è tanta qualità, questa è la cosa importante. Tra l'altro versatilità è una delle parole chiave di questa stagione, abbiamo visto un Guillermo Rohan da destro scivolare in seconda, è una scelta che non tutti si aspettavano, anche se sappiamo che lui ha giocato già molto spesso in quel ruolo. Sì, va bene, lì è stata un po' un'emergenza. Nelle emergenze è il, giocatore, il giocatore che si adatta è ovviamente un giocatore intelligente, un giocatore che si mette a disposizione della squadra, insomma, tanto di cappello. È capitato a Roma, credo che. Poteva capitare un altro, non penso eh, ci fosse problema a mettere Bibi flank se ce n'era bisogno. Ecco, voglio dire, i giocatori in campo sanno che può succedere questo. Nell'emergenza abbiamo scelto Roma perché 1,90 e passa. Insomma, fisicamente ci, ci può stare in seconda, linea ma solo per quello. Anche perché noi ci aspettiamo di tutto. Adesso ogni movimento può essere ponderato. capisci? <ride> Vabbè, vi stupiremo. Allora vediamo di, di pensarne un'altra per la prossima parte. Speriamo, speriamo non ci sia bisogno, perché poi contro sabato contro Fiamme e Oro sì c'è stato un po' un eccesso di crampi e questo anche per il caldo sicuramente c'era un caldo inaspettato e quindi insomma è emergenza dai bene andiamo a sentire cosa ha detto il capitano del Viadana un grande ex Cabesa Pizarro ai nostri microfoni adesso ci confrontiamo con Rovigo per i punti abbiamo già giocato con loro in amichevole penso che sarà una partita bella e tosta loro sono la squadra che si è parlato di più nella pre-stagione perché tutti gli acquisti che hanno fatto, forse la squadra che prima tutti pensano che sarà la favorita. Bene, noi abbiamo finito un anno duro l'anno scorso: prima in classifica, dopo ci è andata così in semifinali. E niente, a eso ya el sábado habíamos subido la, la sfida, che sarà la más importante sarà la de eso, para ver cómo se inicia y cómo será la continuidad de ognuno de los Speriamo Esperamos de de bene hoy y de aprender confidenza vincendo sábado, que no será fácil, pero pienso que aquí qui la Afanela podemos vincere con chiunque. Parole di routine di Gabriel Pizarro che ovviamente sa perfettamente alla luce dell'amichevole di eh, fine agosto ma anche insomma, di quello che è il blasone di Rovigo e quello che ha dimostrato Rovigo in queste prime giornate la difficoltà del match allo Zaffanella anche se si sì, pronuncia ovviamente fiducioso. Allora Andrea prima di andare a vedere le news dagli altri campi eh, diciamo questa prima giornata cosa ci dice? Ci dice che probabilmente le favorite And, avranno un passo mentre diciamo la seconda fascia de, dell'eccellenza ne avrà un altro sei d'accordo ma diciamo sì in parte dai in parte beh dei segnali sono arrivati insomma eh. i cioè, risultati quindi che parlano chiaro rimane l'incognita Lazio che ovviamente riposava quindi c'è da vederla però sai sono, sono squadre che giocano la prima fuori casa contro le diciamo le favorite per i playoff eh, ci può stare, forse sono risultati un po' troppo allargati, allungati. Quello, quello magari stupisce un po', eh, però guarda, è lungo. Alla fine, vincere a Lazio, vincere a Fiamme Oro, vincere a San Donà non sarà facile. Vincere a Prato, eh, o comunque lo stesso Padova, anche se sembra un po' in un momento di, così, di difficoltà, non sarà facile. Sai anche te, il Carpiato è lungo, ci sono chi ha le coppe ha le coppe, noi abbiamo l'eccellenza, c'è l'infortunio, c'è il tempo, ci sono tante cose. Sì, se guardiamo la, così, la prima giornata, certo, è chiaro che ci sono quattro squadre, 4 barra cinque, ce ne sono altre un po' più giù, però non mi fermerei qua io. Diciamo che in linea di massima però la cerniera è formata da Padova, Lazio e Prato probabilmente. Io Fiamme Oro ce le metterei Ripeto che Non, 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 non mi sento di scudere Io metterei anche Fiamme Oro in queste, in queste tre Andiamo a vedere le news dagli altri campi Per la prossima giornata di eccellenza Seconda giornata di campionato Ed è già tempo di esami a Padova Dopo l'opaca prestazione fornita all'esordio In quel di Prato Il Petrarca è chiamato a dimostrare di che pasta è fatto Sabato alle ore 16 contro la Lazio Agli impianti sportivi Memo-Geremia La formula dei tecnici Moretti e Salvan non è cambiata spazio ai giovani, tanto dinamismo e lavoro sul collettivo, ma sono cambiate diverse pedine rispetto alla scorsa stagione, condotta sempre nel gruppo delle migliori. La squadra tutto nera, già molto giovane, si è ulteriormente svecchiata con l'addio di alcuni senatori, Pezzati, Camiano, Caporello, la partenza di Holmes, Mathers e Ziegler e la cessione di tre quarti esperti e fantasiosi come Bortolussi e Sanchez. In prima squadra sono entrati stabilmente diversi giovani del vivaio. Due giocatori che erano in prestito a Rubano, Mainardi e Nostran, ed altri elementi da società vicine. Per dare solidità alla prima linea sono arrivati l'ex azzurro Fabio Staibano e il promettente catanese Vincenzo Delfino. Nuovi anche gli stranieri, l'estremo sudafricano Chris Jordan e l'ultimo acquisto Chris Middleton, seconda linea neozelandese di 26 anni proveniente dal Waikato, che dovrebbe arrivare a Padova nel fine settimana, in tempo per vedere all'opera i suoi nuovi compagni di squadra. Moretti. Molto deluso dalla poca combattività e dall'indisciplina dei suoi a Prato, pretende un pronto riscatto contro la Lazio. I romani, d'altro canto, fermi alla prima giornata, debutteranno sabato in campionato. Se da un lato dovranno trovare velocemente gli automatismi, è vero che dalla loro avranno almeno l'effetto sorpresa. In ogni caso, si prospetta un match apertissimo, con tanti giovani protagonisti dell'eccellenza da tenere sott'occhio. Raffreddato l'asfalto della prima giornata, il vero campionato di Capitolina e Reggio Emilia inizia qui. Sul campo dell'Unione in via Flaminia, tutti in attesa del derby salvezza. Dicevamo dell'asfalto, caldissimo quello che ha invischiato i romani a Mogliano. 56 per i campioni d'Italia e la consapevolezza che la Capitolina ha ancora tanto da fare. Tanti problemi mischi, e questo si sa dalla scorsa stagione in Serie A. Tante idee tra i tre quarti dove brilla la stella a bocchino, ma è difficile per la squadra di Cococcetta e Caffaratti predicare e imporre regbi totale anche in eccellenza. Giovanissima la capitolina, giovane anche il reggio di Alessandro Ghini, che attinge a piene mani dal rivale rossonero. In più c'è l'esperienza di lupi di mare come Mandelli e di un pack che dovrebbe fare la differenza. Il 19-41 contro il Viadana è stato figlio di troppi errori, ma è già acqua passata. Il derby salvezza è appuntamento da non mancare. Un avvio veramente difficile è quello del San Donà in questo campionato di eccellenza, una sconfitta sonora per 36-0 a al Peroni Stadium di Calvisano contro i gialloneri bresciani, una formazione che punta allo scudetto e che non ha lasciato alcun spazio al San Donà per condurre azioni offensive minimamente pericolose. Un meno 36 che non si era mai verificato nel campionato scorso ma che, Pur evidenziando importanti difficoltà in fase realizzativa, non getta ombre sulla buona tenuta difensiva e sulla disciplina, che hanno costretto Calvisano ad attaccare a tutto campo fino al 72 minuto per la conquista del bonus offensivo in classifica. È necessario ora un cambio di passo veramente deciso per la sfida di sabato prossimo, 28 settembre, quando i biancocelesti di San Donà affronteranno tra le mura amiche del Mario e Romolo Pacifici i Cavalieri Prato. La compagine toscana, nonostante le svendite estive che hanno riguardato sia staff che giocatori, viene dalla inaspettata vittoria contro il Petrarca Padova, pertanto si prospetta un altro duro incontro per i padroni di casa del Basso Piave. Non si prevedono grossi sconvolgimenti nel 15 titolare, dato che a Calvisano non ci sono stati né infortuni né squalifiche. La regia verrà quindi affidata a Dion Taumata, la giovane e talentuosa apertura, arrivata quest'anno in rivalpiave che così tanto ha fatto sognare nella Pre-Season. Gli scontri diretti della scorsa stagione vedono Prato condurre per due vittorie a zero, ma San Donà c'è voglia di riscatto. Cresce la febbre per la partita di cartello della seconda giornata di campionato, ovvero Via Dana-Rovigo, una sfida che vive di grande passione e che si rispecchia nel recente passato con confronti adrenalinici e la grande rivalità che trova riscontro anche tra le opposte tifoserie. Viadana è riduce da una vittoria convincente a Reggio Emilia, sei mete complessive ma per i gialloneri era già bonus al 34 del primo tempo. Ottimo l'apporto dei giovani saliti dall'Under 20 campioni d'Italia dello scorso anno, così come dei nuovi arrivati a Viadana quest'estate, come Horn, Bigi, Coletti e Sanchez. Non hanno giocato invece alcuni degli atleti di maggior esperienza perché fermi ai box tra cui Gilding Jacopo e Barbieri ed il cui possibile impiego sarà valutato fino all'ultimo minuto disponibile ma il progetto di squadra imbastito dallo staff tecnico capeggiato da Coach Roland Phillips Sembra aver acquisito maggiore freschezza grazie proprio alla qualità della linea verde che riesce a sopperire ad alcune assenze importanti. Rispetto al test del 31 agosto il Viadana ha più benzina nelle gambe ed ha ritrovato alcuni giocatori allora infortunati, come Van Jarsvelt, Gilberto Pavan e Padrò. Potrei dire che siamo giunti al termine del nostro appuntamento di questo giovedì sera, vi ricordo la partita ogni martedì alle 20.30 su TV7 Sport e la trasmissione su TV7 TV7 Sport, per cui insomma, seguitici per tutta la stagione ci sarà da divertirsi sicuramente ci siamo divertiti oggi con Andrea De Rossi Andrea grazie per essere stato con noi questa versione open di rugby house certo. però una cosa da dire sappi che non è ancora finita perché adesso l'intervista doppia con il tuo collega Pippo Frati intanto grazie e alla prossima grazie grazie a voi e ora ho paura di questa intervista quanto C sei rosso blu e <ride> anche viverla alla prossima ciao, che ha segnato più punti con Rovigo tra Nas Vuote e Stefano Betterello è eh, facile, eh, questo. Eh. Dai, Bettarello, dai. Stefano come Bettarello. Saluto? Che saluto. Ciao Stefano. Chi è più bravo? Ma io. Cioè. Chi è più bravo a fare cosa? Ad allenare o come persona? Comunque io in tutte e due... Eh. Chi è più bello? Eh, troppo facile. Sempre io, sempre. Beh, Andrea, questo insomma. Cosa ti fa incazzare di Filippo? No, l'ansia la, prima della partita. Cioè, la vive che poi prima non è un termine: cioè, tipo dal martedì all'ansia. Cioè, di solito uno l'ansia qualche ora prima, lui dal martedì, quindi antipatico, antipatico. Quindi, è sempre antipatico. Che cosa ti fa incazzare da Andrea? Ma incazzare niente. Invidio, però, il suo modo di prendere le cose, magari non troppo. Non sempre troppo sul serio. Ecco. Lato positivo e negativo di Rovigo. Ma per ora guarda, negativo oh, per, ora, per ora non ce n'è, forse sarà perché si vince, abbiamo vinto anche le amichevoli per fortuna, ma, e, ma no positivo, beh, a parte che comunque avevano descritto Starovigo, una città invivibile, ma. io sto benissimo, il pubblico allo stadio è fantastico, è orta l'arma in più, ma è una cosa che non ricordavo da quando giocavo in nazionale, figuriamoci, quindi un'emozione rivissuta la domenica qua Con le bellissima. Quindi il pubblico, la città, le persone va bene. Sono. Poi bevo un sacco di spritz, cioè che io non bevevo mai. Quindi, grandi spritz a Rovigo. Ma di positivo è che, insomma, per uno fa questo, che fa questo lavoro, penso che sia, sia il massimo in una realtà come quella del panorama nazionale, e di cose negative, al momento non ce ne sono. Però dobbiamo ancora perdere una partita. Quindi. Livorno batte per? Ah per il mare... Perché quando ti svegli, apri la finestra e vedi il mare, è una cosa. A Noceto ti apri, vedi il club de del babbo di Pippo e il campo da regga di Pippo, ma che va, Pippo, un dovaio. Livorno è l'unica città in Italia che ha il mare, non so se l'ha già detto Andrea, comunque, solo per quello. Noceto batte Livorno per, eh, però, il club del Mon è un bel club, eh. Hanno, hanno un club lì, il, il babbo di Pippo è il mio idolo, cioè, hanno un club bellissimo, quindi il club di Noceto è una cosa stupenda, quindi, ah, so, solo per il club, eh, poi ta larga. Anoceto lo batte perché insomma, per chi ama il rugby come, come noi, insomma Anoceto diciamo che è, un, è un paese dove si respira rugby, come Rovigo è una città in cui si respira rugby, diciamo che lo stesso vale per Noceto. 7 Rovigo Hong Kong Bortolussi 7 Rovigo Hong Kong che vuol dire? Oh, vabbè questa vediamo se va a Hong Kong beh sono contento per lui vediamo quando ci va anche date che date andrà? No, marzo no a marzo c'è un matrimonio non può andare niente rimane qua No, intanto facciamo i complimenti a Steven e alla Nazionale Italiana che si è qualificata per questo importante torneo. Eh, mi viene in mente che in quei tre weekend abbiamo Mogliano, Lazio e Reggio. Tutto qua. Meglio un Pisano o un Padovano? Ah no, Padovano! Oh. Lo so, scusate gente, il popolo di Rovigo, però io sono di Livorno, Pisani... Meglio uno di Colorno o un padovano? Ma diciamo che ho tantissimi amici a Colorno e a Padova devo ancora farmene quindi diciamo meglio uno di Colorno Filippo ha detto che se non fosse stato per lui non avresti fatto la carriera che stai facendo Ma qua matto, quando l'ha detto? Ah, a parte va bevuto, probabilmente va bevuto Siamo, ma no, guarda abbiamo due strade abbastanza paralleli Parallele scusate, che poi però si uniscono siamo amici da una vita, siamo, ci conosciamo da tantissimo tempo, le famiglie e poi siamo cresciuti praticamente all'unisono a livello proprio d'allenatore, abbiamo fatto giocatore, abbiamo smesso, siamo partiti proprio dal basso con lui da Noceto e io eh, da Prato e siamo arrivati tutti e due in finale, uno l'ha vinta prima, uno l'ha vinta dopo, siamo, no, siamo abbastanza vicini dai. Andrea ha detto che se non fosse stato per lui non avresti mai fatto la carriera che stai facendo. <ride> Basta questa risata, basta, è sufficiente a commentare.